Dopo la breve pausa estiva, durante la quale vi abbiamo comunque tenuto compagnia con le nostre trasmissioni, Canali 2 c'è, ma tra l'altro abbiamo realizzato quest'anno l'asta della bandiera e la cavalcata in onore di Maria Santissima del Buoncammino in diretta televisiva, è stata una grande trasmissione, grande successo di pubblico. Dicevo, dopo questa breve pausa, rieccoci qui pronti a ripartire con i nostri argomenti, con quello che accade soprattutto nella città di Altamura. Vi ricordiamo che Canale 2 è sul 90 del digitale terrestre ed è ricevibile in tutta la Puglia. Oggi, proprio perché abbiamo anticipato che parleremo dei temi di questa città, oggi vi presento l'ospite e Lorenzo Attivissimo che è qui con noi. Buongiorno, come sta? Buongiorno, grazie, tutto bene, vi ringrazio per l'invito. Lorenzo Attivissimo è qui con noi per parlare di ovviamente fatti che riguardano questa città ed è vice coordinatore regionale per il quale incarico gli facciamo i nostri migliori auguri di Forza Italia Giovani, quindi Berlusconi. Come si è Esatto. arrivati a questo incarico? Guarda, Arturo, è come dire. È stata l'incoronazione di tanti anni di militanza e quindi di militanza sul territorio, sia a livello locale sia a livello regionale. E quindi vi ringrazio anche per gli Per gli auguri. auguri. Tra l'altro so che sei stato per i funerali di Berlusconi, hai fatto un bel viaggio e sei stato lì a rendere omaggio al presidente di Forza Italia. Com'è andata? Ci puoi raccontare Sono quelle cose brevemente? che ti senti nel cuore di fare, no? Dalla mattina alla sera siamo partiti, siamo andati ad Arcore dove c'era la salma per onorare e salutare per l'ultima volta il presidente che per me e per tutti i giovani di Forza Italia è stato un pilastro fondamentale sia a livello politico ma anche come profilo personale, oltre che imprenditoriale e sportivo. Beh, certo, insomma, ha fatto storia Esatto. negli ultimi 30 anni, nel bene e nel male, o nel male, insomma, dipende dai punti di vista, comunque ha solcato, Ha creato inciso ha nella inciso storia nella del storia paese. del paese, dell'Italia. Va bene, ma veniamo alle. Quindi è stata, diciamo, una cosa dovuta Sì, che hai sì. Ho sentito e, diciamo, ti sei spostato per. dovuto portare anche il saluto di oltre tutta Forza Italia Giovani Altamura, anche di Forza Italia Giovani a livello pugliese, anche perché il presidente Berlusconi, come dire, è stato un punto di riferimento anche per la comunità altamurana. È bene ricordare che alle ultime elezioni comunali Forza Italia è stato il partito più votato ad Altamura con oltre 5.000 preferenze. Ecco, che impressione ti ha fatto la folla? C'era davvero tanta gente, così come si è visto in televisione? Guarda, tantissima gente e la cosa che mi ha fatto più impressione è vedere gente da ogni parte del mondo. Io pensavo di trovare solo gente del posto Certo. oppure italiani, invece gente da ogni parte del mondo e anche telecronisti e giornalisti di Cina, Australia, ogni parte del mondo, proprio perché il presidente Berlusconi ha inciso anche nella scena internazionale. E quindi ha rappresentato, insomma, un momento della nostra Esatto. politica italiana. Ma a proposito di politica, invece, passiamo da quella italiana, passiamo a quella locale. Vogliamo ricordare che Lorenzo Attivissimo è ancora, diciamo, nella compagine di Gianni Moramarco, che è risultato non vincitore, insomma, nell'ultima tornata elettorale di Altamura delle comunali per soli 18 voti. Questi 18 Maledetti 18 ritornano voti. sempre alla ribalta. E quindi continuate comunque il vostro lavoro in opposizione Assolutamente. Io perché. mi onoro di essere stato il braccio destro di Gianni Moramarco durante la sua campagna elettorale, a cui va il mio grazie per essere sempre stato leale, soprattutto nei nostri confronti, ma anche nei confronti della città, perché ha sempre raccontato, come dire, la verità dei fatti, senza promettere nulla, progetti e programmi abbastanza solidi per la nostra città. Ovviamente il voto democratico va rispettato, poi il futuro vedremo.
Anche perché si parla di ricorsi, ci sono delle Esatto. cose che ancora Sono sono in corso e quindi non si può ancora dire la parola Però, fine al momento a questa prendiamo vicenda. atto del voto Certo, popolare, quindi vedremo. siamo all'opposizione, continuiamo ad essere all'opposizione e continuiamo a fare un'opposizione costruttiva, ma allo stesso tempo critica quando è necessario. Tra l'altro, invitiamo ufficialmente Gianni Moramarco, il consigliere ormai, consigliere comunale Gianni Moramarco, a venire nei nostri studi proprio perché questa ripresa delle attività politiche della città ha bisogno anche del suo punto di vista, quindi per capire un po' quello che si farà nei prossimi giorni Sì, anche perché soprattutto. non ha mai smesso di tenere il contatto con la cittadinanza, anche perché è sempre stato presente anche durante la pausa estiva, anche attraverso i mezzi social, nell'aggiornare, come dire, comunicare con la città, quindi sicuramente sarà presto nei vostri Certo, studi. certo. Tra l'altro lo stesso invito lo rivolgiamo al sindaco perché dal momento della sua elezione poi non abbiamo più avuto la possibilità di vederlo, di intervistarlo qui in televisione, quindi nei prossimi giorni senz'altro ci faremo, come dire, ci impegneremo su questo fronte per averlo qui nei nostri studi. Ma veniamo ai problemi della città che insomma, no, no, non sono cambiati, anzi, semmai sono peggiorati da prima Però per qualcuno è dell'estate. tutto ok. Noi ci siamo fermati alla fine luglio, ma credo che la questione sia rimasta tutta così com'era, Se insomma, non peggiorata. esatto. Parliamo per esempio della vicenda sicurezza. Cosa è accaduto? Beh, guarda Arturo, sulla vicenda sicurezza mi scatta un mezzo sorriso perché per chi al governo della città va tutto bene e addirittura è tutta colpa dell'opposizione che, come dire, ingigantisce mediaticamente arrecando danni anche turistici alla nostra città. Dichiarazioni del sindaco Petronella, spero che non siano a sua firma, ma dei innumerevoli addetti stampa, perché se fossero davvero, come dire, il prodotto e il pensiero di un sindaco, siamo alla follia, perché, ripeto, sono dichiarazioni altamente Queste imbarazzanti. sono dichiarazioni che sono arrivate subito dopo, diciamo, le L'aggressione. lamentele dei cittadini del centro storico, Esatto. quindi ricordiamo la No, i cittadini vicenda. del centro storico sono in rivolta, questa è la verità dei fatti. Che poi il sindaco sia Antonio Petronella o che sia Tizio e Caio, questo È fuori di non dubbio. cambia, non cambia la situazione. In realtà spetta poi al sindaco trovare le soluzioni. Le soluzioni non sono sicuramente farsi la passeggiata notturna con il deputato di turno per, come dire, liberare i cittadini da queste baby gang che ogni notte puntualmente disturbano e danno fastidio ai residenti e anche ai turisti, come è accaduto qualche settimana fa. Quindi il sindaco sembra aver risposto, diciamo, in maniera diversa rispetto a quelli che Sì, sono, secondo voi, il dico. sindaco ha risposto che ci sono stati rari casi di microcriminalità legate ai giovani, che è tutto ok, che l'opposizione, ripeto, continua a ingigantire mediaticamente, addirittura ci viene additata la colpa e facciamo danni a livello turistico e culturale. Forse è bene ricordare al signor sindaco Petronella che ha nominato assessore alla cultura, l'assessore Angela Miglionico, che ad oggi non ha speso mezza parola sulla cultura altamurana, senza pronunciarsi nemmeno sulle linee guida di cosa si vuol fare della cultura ad Altamura. Un'intervista ho sentito dalla signora Angela Miglionico che, guarda, non saprei nemmeno come definirla, qui l'intervista, e quindi siamo veramente davanti alla follia. Ecco, veniamo invece a un'altra questione, quindi lasciamo perdere per un attimo la vicenda sicurezza nel centro storico, soprattutto che è quello che soffre di più, credo, Esatto. da qualche anno a questa parte e per il quale centro Purtroppo storico il centro storico è bisogna grande, intervenire, cioè è inutile quindi che. vanno studiati dei piani ad hoc per controllarlo e per, come dire, incrementare la sicurezza, Certo. soprattutto nei mesi estivi, perché Perché? purtroppo i claustri diventano veri e propri locali dei Come potrebbe ragazzi. intervenire il sindaco, secondo voi? Voi date questo suggerimento? In che modo potrebbe Beh, innanzitutto intervenire? si dovrebbe partire, il comune di Altamura è un comune molto ricco, si dovrebbe partire almeno dall'incrementare le forze della polizia locale, perché sia mezzi che uomini, quello è il primo punto. Poi incrementare Quindi creare la turnazione anche esatto, notturna, cioè no? è bene ricordare che Altamura è una città di oltre 70.000 abitanti, che ha un comando della polizia locale, innanzitutto sotto organico, e poi che chiude alle ore 22 circa,
E tra l'altro noi abbiamo anche il diritto e il dovere di controllare l'ospedale La Murgia. Quindi una nostra pattuglia è anche impiegata per fare, come dire, controllo, non dico sempre, ma a turnazione, anche nei parcheggi dell'Alta Murgia, dell'ospedale dell'Alta Murgia. E sappiamo benissimo, sono i fatti di cronaca a raccontarcelo, che cosa accadeva nei parcheggi dell'ospedale dell'Alta Murgia. Non solo, poi il territorio di Altamura è È vastissimo. vastissimo, abbiamo diversi Devono quartieri muoversi periferici, veramente. ma lo stesso centro storico è un centro storico abbastanza articolato e grande. Magari un'idea potrebbe essere anche impiegare gli uomini della polizia locale nei mesi estivi anche con delle biciclette elettriche, motorini nel centro storico, in modo tale di avere, come dire, un centro abbastanza sorvegliato. Quindi è una vicenda ancora tutta da scoprire, Sì. da capire. L'8 C'è. settembre c'è un consiglio monotematico sulla sicurezza, richiesto proprio da Polis 2030, in cui si andrà a discutere, andremo a capire davvero che cosa vuole fare l'amministrazione su questo tema. Esatto. Ovviamente parliamo di venerdì prossimo e noi saremo come sempre in diretta per mostrarvi quello che accadrà in questo consiglio comunale. Ci sono altre questioni, Altamura ha tante cose in sospeso e noi purtroppo, ecco, ritornando a quello che lei ci diceva che Petronella dice, cioè sul fatto che parlandone forse facciamo una cattiva pubblicità alla città, noi purtroppo che dobbiamo fare? Ci vedono in tutta la Puglia, non possiamo mica limitare il nostro raggio di ascolto per evitare che i Ma poi, turisti non vengano da... È un problema ma poi serio, no? Cioè Petronella dimentica dobbiamo... il ruolo dell'opposizione. L'opposizione deve È sollevare, certo. deve farsi voce, deve essere la voce dei cittadini e noi Quindi... continueremo ad esserlo, indipendentemente da cosa pensa Petronella e la sua compagine. Fossi in lui, ripeto, più che additare a noi la colpa di arrecare danni al turismo e alla cultura altamurana, mi preoccuperei del suo assessore alla cultura e di che cosa vuol fare della nostra cultura. Ecco, veniamo invece ad altri temi che sono scottanti ancora e speriamo che qualcuno metta mano a questi argomenti. La vicenda dei rifiuti abbandonati nelle periferie e non per ultimo anche il rapporto con l'azienda che gestisce la raccolta differenziata. Io diciamo, ecco, cambio un po' la domanda. Non parliamo dell'azienda, parliamo del sistema, perché probabilmente è stato studiato anche male. Insomma, ci sono ancora delle toppe da Dei nodi da mettere, dei risolvere. nodi da risolvere, perché senz'altro il servizio, possiamo dire, non è al 100%. Ci sono dei problemi che vanno risolti, come in tutte le cose, ci mancherebbe. Non vogliamo fare una colpa, diciamo, all'azienda, facciamo, come dire, un controllo di tutti gli aspetti che riguardano questa vicenda. Allora, innanzitutto, anche su questo tema abbiamo chiesto un consiglio monotematico perché è una delle priorità che dovrebbe essere all'apice dell'agenda del governo di questa città. Anche su questo tema, selfie e passeggiate in giro per la città, vantando servizi straordinari senza preoccuparci se l'ordinario è garantito come è garantito ai nostri cittadini. La città è sporca, indubbiamente le colpe non è dell'amministrazione o del politico di turno, è del cittadino zozzone che non rispetta, che non paga, che va a buttare l'immondizia in città. La colpa che va al politico di turno è quella di trovare un sistema affinché questa problematica si possa ridurre e quindi anche far rispettare il capitolato d'appalto, perché sappiamo benissimo le innumerevoli criticità che sorgono in città legate al capitolato d'appalto. Cioè non è possibile che per avere il nostro corso pulito, che è previsto nel capitolato Sì, d'appalto, si certo. debba scrivere ogni volta su Facebook per poi avere il giorno dopo il corso pulito oppure per andare a avere la raccolta differenziata nelle case sparse in maniera come da calendario. Quindi io direi al sindaco Petronella e al presidente del consiglio, che li ho visti abbastanza impegnati nel pulire i marciapiedi della zona industriale, quindi vantando un servizio straordinario. Che significa? Li ha visti impegnati lì nel pulire i marciapiedi? Erano in una bella foto con gli operai della Tecnoservice, no? Che è un selfie No, di questa mi gruppo, sfugge. Io poi sono poco presente su ed erano Facebook, proprio impegnati, zero. no? Vantavano alla città il fatto di dover pulire
di aver fatto pulire i viali della zona industriale. Ah, Quindi io fossi in Petronella e in no, Luigi non la Lorusso, sapevo sta mi cosa. preoccuperei più di capire innanzitutto se l'ordinario dall'azienda viene garantito. Dopodiché andiamo sullo straordinario e possiamo anche vantare delle azioni straordinarie fuori dal capitolato d'appalto. Innanzitutto noi abbiamo anche richiesto tramite Gianni Moramarco e continueremo a richiederlo anche nei consigli monotematici perché vogliamo capire quanti uomini ci spettano dall'azienda, quindi quanti spazzini della notizia urbana. E quanti in realtà ce ne sono impiegati ad Altamura? Perché evidentemente c'è una carenza anche di forze e mezzi, se abbiamo delle criticità, perché è bene sanzionare il sozzone, è bene che la colpa del cittadino, di chi sporca, ma diciamocela tutta, non è che qua siamo tutti sozzoni e abbiamo tutti l'anello al naso, cioè dietro questa scusa saranno 100, ma saranno 1000, ma e tutti gli altri 71.000? Pagano per loro, gli altri 71.000 pagano. Vabbè, tra l'altro dobbiamo dire, faccio una piccola riflessione, speriamo che nessuno se la prenda, perché quando le diciamo noi conduttori le cose sembrano pesare di più, ma mi sembra che si riescano a trovare le forze per mettere gli autovelox, attorno alla città, per multare i cittadini, per fare soldi e poi, perché di questo si tratta, insomma, diciamocelo pure. Perché ci sono altri sistemi per far. Tasse. Quindi parliamo di tasse, e poi non si riesca ancora, a distanza di 6 anni dall'avvio del servizio, non si riesca a consegnare un censimento puntuale di tutti coloro i quali non pagano ancora Le le tasse. tasse, cioè quella dell'immondizia, che tra l'altro tra loro ci saranno sicuramente quelli che buttano i rifiuti in mezzo alla strada perché non sanno dove andarli a buttare perché Certo. non hanno i cassonetti, non arriva il servizio da loro perché magari loro sono sfuggiti a questo controllo, cioè non si riesce ancora ad avere un elenco di queste persone per incassare altri soldi, quindi per mettere a Ma il tassazione problema grave, queste. sai dove, qual è anche? Che la compagine che oggi ha il governo della città è la stessa compagine che un anno fa, anzi 5 mesi fa, gridava questi problemi con delle soluzioni pronte al vecchio governo Melodia. Quindi, arrivati al governo, si pensava che avessero già, come dire, la soluzione facile ad ogni tipo di problema. Tra l'altro dobbiamo dire, per certo ci sono anche attività commerciali che si trovano distanti dalla città a diversi chilometri che non pagano ancora la tassa dello smaltimento dei rifiuti. Rifiuti. Quindi questo è gravissimo e non è possibile che poi a pagare siano sempre i soliti diciamo, cittadini che invece hanno il numero di casa e ligi al dovere continuano invece a pagare. Andiamo avanti. Altre questioni che voi volete evidenziare, che state evidenziando in questi giorni, quali sono? Beh, anche le politiche giovanili, io non so nemmeno chi sia l'assessore alle politiche giovanili, la nostra città dal punto di vista giovanile è una città in fermento, ci sono diverse associazioni, ma ci sono anche movimenti e partiti politici. L'invito che faccio all'assessore alle politiche giovanili, che ripeto non conosco, non so nemmeno chi sia, è quello di cominciare a convocare queste associazioni, anche i partiti, i movimenti dei diversi colori, questo non importa, per tracciare le linee guida anche per un piano delle politiche giovanili che nella nostra città manca da anni. In realtà mi aspettavo che una breve presentazione su chi fosse l'assessore, su che cosa vuole fare con le associazioni, Certo. con i movimenti, i partiti giovanili, fosse già stato fatto, come dire. Una volta nominata, siamo a settembre, come dire, sono al lavoro, gli assessori sono sicuramente, Già al lavoro, suppongo, già al ecco. lavoro, quindi è arrivato il momento di presentarsi e dire realmente a questi giovani altamurani che cosa dobbiamo fare e che cosa si vuole fare. Il mio augurio è quello che ci sia una collaborazione che è mancata negli anni, perché molto spesso le politiche giovanili no, si pensa chissà, vengono come dire sminuite, ma in realtà sono molto molto importanti perché poi ne scaturisce tutta la socialità, la vivibilità dei giovani nella nostra Sì, città, sì. che al momento è una comunità priva di spazi da dedicare ai giovani. Un altro problema,
che si collega a quello della sicurezza nei giovani del centro storico, è proprio perché la nostra città non ha degli spazi da dare ai nostri giovani, che molto spesso si rifugiano nei claustri, nelle vie cittadine, nei parchi. Tra l'altro ci siamo passati da questo argomento, ma è bene riprenderlo. Sulla questione turismo, Altamura È ferma. vuole candidarsi, vuole, È però ferma, ecco. nonostante sia stata sbandierata durante i mesi di campagna elettorale anche attraverso esponenti del governo nazionale, la Borgonzoni e altri, sulla parola turismo è ancora oggi un tabù. È un tabù, al momento non abbiamo notizie. Gravina, è in continuo fermento per la candidatura capitale della cultura, italiana. Di Altamura al Non si momento sa ancora non nulla. E sappiamo ancora nulla. certo, se continuiamo ancora a parlare di rifiuti, di problemi, di delinquenza, è chiaro che non riusciremo mai a far volare questa città. Bisogna prima risolvere quei problemi per poi candidarsi, Esatto, suppongo, no? perché per Credo. accogliere i turisti dobbiamo avere innanzitutto una città più sicura, una città pulita, una città accogliente, perché anche dal punto di vista delle infrastrutture per l'accoglienza non siamo pronti, non siamo preparati, dal punto di vista dei trasporti anche, è bene ribadirlo. Quindi prima dobbiamo risolvere questi nodi e poi dobbiamo iniziare a ragionare che città della cultura vogliamo essere e come vogliamo candidarci. Mi ricordo di questa storia dei trasporti, mi ha ricordato una frase, una riflessione di un noto politico regionale che quando fu terminata, quasi si stava per terminare la quattro corsie della 96, della strada statale 96, ebbe a dire: ma per collegare Altamura si sono spesi tanti soldi, secondo me si poteva evitare di fare quella strada, bisognava trasferire tutto il traffico su rotaie. Guarda, è una cosa che mi è rimasta così impressa e che ci fa capire che opinione hanno di noi a livello centrale, cioè barese. Cioè pensano che Altamura sia una città che sta lì, sulla Murgia, sulla Ancora oggi. montagna, e quindi non, che la colleghiamo a fare? Tanto quelli sono. Ancora oggi il governo Ecco. regionale, come dire, snobba Altamura, nonostante li abbiamo visti tutti impegnati in prima fila, dall'assessore Ste al Consiglio regionale Paolicelli, allo stesso presidente Michele Emiliano, erano tutti in prima fila come veri soldati a combattere per Antonio Petronella. Oggi a elezione, come dire, ad elezione fatta sono spariti anche loro, nonostante Altamura ha diverse criticità, anche come quella della sanità, che dipende come dire, dal Certo, governo dal governo regionale. regionale. Sì, tra l'altro, diciamo, per chiudere la vicenda strada statale 96, per fortuna che è stata Per fatta, perché fortuna. è l'unica cosa che abbiamo, ci volevano levare pure quella, insomma, per capirci. Quindi ecco, questa è l'opinione che hanno di noi e quindi Altamura deve non solo continuare a manutenere quella strada, ma deve dotarsi anche di altre strutture per favorire il turismo, la partecipazione anche di altri cittadini, la venuta di altri ospiti, ecco, insomma, da altre città della Puglia, ma non solo. Allora, vogliamo salutare qualcuno in conclusione? Niente, io vi ringrazio per l'invito, ringrazio anche i telespettatori, porto il saluto anche del nostro gruppo consiliare e di tutta Forza Italia di Altamura. Forza Italia Giovani ad Altamura, quanti iscritti può contare? Quanti Allora, siete? Forza Italia Giovani siamo partiti nel 2018 con due persone, io e un mio caro amico, e ora siamo diventati 22 iscritti, siamo uno dei gruppi più numerosi della Puglia. Il venerdì siamo in partenza per il congresso nazionale di Forza Italia Giovani a Gaeta. Rappresenteremo Altamura con un gruppo abbastanza numeroso e poi il prossimo appuntamento è per il Berlusconi Day a Paestum nel giorno del suo compleanno per ricordarlo. Ecco, ma Forza Italia Giovani voi l'avete, come dire, fondata qualche anno fa. È il 2018. Tra qualche anno non sarà più Forza Italia Giovani, che si fa? Che si fa? L'età Troveremo, avanza per tutti, noi no? andremo in Forza Italia Senior, no? Ah, va E bene, troveremo lì. va bene. Allora, grazie a Lorenzo Attivissimo, Grazie che è stato qui con noi, vice coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, al quale facciamo di nuovo i nostri a voi. Grazie. auguri, sono incarichi prestigiosi e importanti per rappresentare la nostra città. Dicevo poco fa, siamo poco rappresentati e quindi è
è bene che ci siano queste promozioni, ecco, chiamiamole così. Grazie per averci seguito, amici telespettatori, vi do appuntamento a domani con Canale 2 C'è, l'orario è sempre lo stesso, 13:30, poi durante la giornata ci saranno le altre repliche, come sapete. Ripeto, venerdì prossimo c'è l'ennesimo, anzi il secondo consiglio comunale dell'era Petronella, quindi a partire dalle 17, con inizio probabilmente alle 18, saremo collegati in diretta per mostrarvi le immagini di questo ennesimo consiglio comunale. E domenica c'è anche un'importante funzione religiosa legata alla Madonna del Buon Cammino, anche questa si terrà in piazza a Duomo ad Altamura, sarà trasmessa da Canale 2. Quindi continuate a seguirci. Grazie a tutti, a domani.